Anna Maria Caruso, consiglio comunale, che si è parlato di tanti argomenti, fra i quali la Tari e qualche altra cosa. Sì, si è parlato di due ratificazioni, uno di 43.000 euro che è un finanziamento che sta arrivando direttamente dal governo Conte per fare qualche progettino a Burgetto e noi abbiamo votato favorevole perché abbiamo detto finché arriva qualcosa di buono al paese noi saremo sempre favorevoli. Mentre l'altra è una ratificazione di 700.000 euro la quale hanno pagato delle ditte per non fare decreti ingiuntivi, però sappiamo benissimo che facendo accingere alla tesoreria delle casse alla banca uguale significa liquidi uguale debiti, quindi ancora più debiti all'interno del comune. Sappiamo che c'è in procinto di la preparazione, comunque una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco di Borgetto. Sì, abbiamo detto anche questo nell'ultimo Consiglio Comunale, alla quale il Presidente del Consiglio non ci rappresenta perché è di parte è Consiglio Comunale e poi anche se perché non sa dimostrare di essere proprio una persona adatta ad essere Presidente del Consiglio in quanto non mobilita gli uffici oppure presenta i documenti in tempo utile per poterli affrontare nel Consiglio Comunale. Tutte le cose arrivano sempre alla scadenza imminente. La mozione al sindaco che comunque ha dialogato con voi in questo periodo. Sì, ha dialogato in precedenza, diciamo l'apertura, chiusura e cose varie, ma è stata solo un tiritere, tanto per perdere tempo, come gli abbiamo detto già in Consiglio Comunale, e lui potersi assicurare ancora il ruolo di sindaco. Noi abbiamo chiuso definitivamente, quindi è inutile che lui dice l'apertura, l'apertura, apertura e non ce n'è. Da parte nostra non ce n'è più assolutissimamente. In quanto non vediamo la volontà di voler lavorare per il bene del paese, quindi è inutile che ci spendiamo, diciamo, quindi i progetti li facciamo noi, li mandiamo avanti noi, anche se siamo in opposizione, senza essere in maggioranza. Maria Cutrone, Movimento 5 Stelle, ha iniziato a parlare proprio nel Consiglio Comunale, ma hai aperto con una polemica nei confronti soprattutto sia del sindaco, ma in prima battuta anche con il segretario locale circolo del PD. Sì, per quanto mi riguarda la questione consigliere Cutrone, segretario PD, è totalmente chiusa. Io ciò che avevo da dire al segretario del PD l'ho detto in sede opportuna, quindi non voglio ritornare a parlare di questo. Soprattutto non voglio scendere e cadere nei tranelli del segretario del PD, quindi ritengo che ciò che avevo da dire io glielo abbia già detto. Per quanto riguarda l'ultima intervista che il segretario del PD ha rilasciato proprio a Radio Amica, io volevo chiarire semplicemente una cosa, cioè la realtà è una, il sindaco apre in consiglio un dialogo con tutte le forze politiche, il Movimento 5 Stelle nella persona del capogruppo Anna Maria Caruso incontra il sindaco per discutere di questo dialogo, a parte che noi abbiamo aperto cioè abbiamo accettato l'invito ad un dialogo semplicemente per risolvere quelli che sono i problemi del paese. È ovvio che quando si apre un dialogo si debbano fare delle proposte. Il Movimento 5 Stelle ha semplicemente chiesto di azzerare tutte le cariche e stilare un programma con due o tre punti che potessero servire a risolvere i problemi di questo paese. Il sindaco non ha accettato. Per quanto mi riguarda, se il segretario del PD vuole altre delucidazioni, che chieda direttamente al sindaco dove si sono svolti gli incontri, se si sono svolti in Riva al Mare o se si sono svolti in qualche malaseno. Questo glielo deve il sindaco, quindi per quanto ci riguarda il segretario del PD, riconfermiamo, non ci rappresenta nessuno e confermo quanto detto dal mio capogruppo che il Movimento 5 Stelle chiude definitivamente il dialogo con l'amministrazione Garofalo. Invito l'amministrazione Garofalo a risolvere quelli che sono i problemi del comune di Borgetto, anziché continuare a perdere tempo con queste interviste, con questi teatrini che non portano a niente se non a ulteriori problemi al comune di Borgetto.